quali le ultimissime in Casa Bianca Azzurra? Sì, eccoci direttore, adesso vi sento chiaro e forte qui in quota dalla Remogna, dove sì, stiamo registrando la trasmissione di Neve d'Abruzzo che andrà in onda lunedì sera alle 22.30 su Rete 8 Sport. Le novità in Casa Pescara sono quelle che vogliono la società biancazzurra ad un passo dall'accordo con il centrocampista De Risio, proprietà del Bari. De Risio è un fedelissimo del tecnico Auteri, ci sono tutte le condizioni affinché a breve il giocatore si possa trasferire in Abruzzo. Con l'arrivo di De Risio, l'eventuale arrivo di De Risio, la formula quella del prestito secco, il Pescara poi si concentrerà a 360 gradi sulle uscite. Sanogo dovrebbe tornare a stretto giro al Benevento e poi si dovrebbe provare a fare l'uscita di Frascatore in difesa, di Bocic e Parilungo e Galano in attacco. In quel caso si libererebbero dei posti e sono pronti altri giocatori per entrare in rosa. Ma al di là di De Risio, se non dovessero esserci delle uscite, difficilmente il DS Matteassi avrà l'ok del presidente Sebastiani per la questione di list per poter effettuare delle entrate. Ma lo ripetiamo, sia Frascatore sia Parilungo e soprattutto Galano sono in vicini all'addio alla Pescara e quindi si potrebbero andare ad aprire delle piste interessanti, tra tutte anche quella di un arrivo in biancazzurro di Finotto, che ha recuperato dal problema al ginocchio, era stato già contattato in estate dalla società biancazzurra e ci sarebbe l'ok del Monza al trasferimento in biancazzurro. Ma la notizia, diciamo, dell'ultima ora più interessante è quella dell'apertura totale da parte del Bari all'approdo in biancazzurro del centrocampista De Risio, fortemente richiesto dal tecnico Auteri. A te, Carmine.